Signora Elena, tocca a lei, prego. Buonasera a tutti e vabbè, innanzitutto vorrei ringraziare Marco, signor Danilo, per averci invitato questa sera e per averci dato questa opportunità. Ringrazio anche tutti voi per la vostra presenza. E noi siamo qui perché con questa serata vorremmo far partire questo progetto che abbiamo di rinnovare un pochino il nostro parco macchine, che insomma ormai è un po' datato nel tempo, e vorremmo arrivare ad acquistare una nuova ambulanza strutturata a centro mobile di rianimazione. È un'ambulanza che servirà per le persone che sono in situazioni particolarmente difficili e critiche. Su questa ambulanza ci saranno delle apparecchiature medicali molto particolari, come ad esempio il ventilatore polmonare, un monitor che monitorerà tutta l'attività cardiorespiratoria. Poi ci saranno delle pompe volumetriche che permetteranno appunto di infondere i farmaci al paziente con una certa costanza. Insomma, un'ambulanza adibita proprio ai trasporti per chi è in serie condizioni di salute. Su questa ambulanza ci sarà anche la possibilità di trasportare delle culle neonatali, delle plastiche incubatrici, e penso che questo possa essere un servizio più per la popolazione desiana e un po' per tutta la popolazione della Brianza. Quest'anno arriveremo a chiudere l'anno con 4.500 servizi fatti per la popolazione, direi che non è poco, e quindi appunto vorremmo avere questo fiore all'occhiello con questa ambulanza. Spero nella generosità vostra, continueremo la raccolta sicuramente durante le vacanze di Natale e qualche altra occasione, perché vabbè, la cifra è notevole e quindi non sarà un progetto che chiuderemo nell'arco di poco. Vi ringrazio, speriamo.